Pele Durruti, in questo meraviglioso complesso, dove ancora ci sono delle vestigia della guerra, per esempio siamo a Roma, per esempio qui c'è scritto rifugio, ed era il rifugio antiaereo. In altre città troviamo la scritta ricovero, rifugio, quindi c'è da immaginare che qui sotto si rifugiassero. Ma la cosa straordinaria, cos'è che mi hai raccontato? Si affacciava tutto. Totò si affacciava, vieni. Totò si affacciava da lì, e gridava col megafono e gridava italiani, quindi è questo il luogo. Sì, è questo, esattamente questa è l'inquadratura che hai fatto. Ma quale finestra? Forse l'ultima. Ah, in alto, dove ci sono le graste. No, là a fianco. Allora quella, questa qui, no, vabbè, una di queste. E qual era il film? Io non mi ricordo il titolo, però tutti abbiamo memoria. Beh, meraviglioso. Questa è edilizia? Sì, o forse anche antecedente. Infatti poi Mussolini fece per il dopolavoro il cinema d'oria era il dopolavoro. Ma vedo una bandiera della CGIL laggiù. Sì, infatti. Ammazza, la bandiera della CGIL. Beh, è stata la prima sede del PTU, Vieni, fammi mostrare quest'altra scritta rifugio. Mi stanno cascando i pantaloni. Ecco, ma che cavolo. Rifugio. Ma c'è anche una Madonna. C'abbiamo Mussolini, la Madonna e il PDU. Che sarebbe il PDU? Il primo partito. Eccolo il CGIL, Che meraviglia. È stata la prima sede del manifesto lì, dove c'è la CGIL. Addirittura. Ah sì, il PDUP volevi dire. Scusa. Il PDUP, ma quante belle cose mi stai facendo scoprire. Sì. Chi sarà questa meravigliosa voce di donna che mi suggerisce tutto quanto? Insomma, sbagliato il partito, ma erano proprio extraparlamentari. Come no, certo. Ecco, no, hanno avuto anche deputanti. Hanno avuto deputati. Meraviglioso anche questo. Questo fa pensare alla fine delle Vespe. Ma questo quartiere si chiama Trionfale, sì. Volendo essere rigorosi. Sì. Ed era un quartiere storicamente di anarchici, fornaciari, negli anni 20. E lì c'è Piazzale degli Eroi. Piazzale degli Eroi, Venditti gli ha dedicato una canzone. Si sentiva Piazzale degli Eroi, lo sapevi? Sì. Non è bellissima, pochi se la ricordano. Squarci romani. Pele Durruti.